Amici sportivi, buona domenica, ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Spazio 5, una puntata ricca di ospiti e di argomenti di cui parlare, ovviamente tanta Serie B, campionati giovanili, la C2 e tant'altro ancora. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti, andiamo a presentare subito i nostri ospiti di questa sera, da questa parte due giocatori del Castellamonte, eh, Riccardo Braga da Silva e Vinicius Gaiardi. Da questa parte invece una coppia di allenatori dell'Under 21 del Top 5, Nicola Caprio e Francesco Sortiero. Buonasera. Buonasera per un piccolo problema tecnico che speriamo di risolvere nell'arco della serata, non vedremo subito i servizi delle partite che abbiamo ripreso questa settimana. Andrea però leggiamo i risultati della giornata di Serie B che si è giocata ieri. Si è giocata infatti la quinta giornata del girone A di Serie B, il BRA battuto a San Giovannese 9-1, Castellamonte Poggi Bonsese 5-3, Bologna Cuspisa 6-3, Pistoia Carmagnola 0-5, Teranovese Imola 2-6, Prato Copa Atlante Grosseto 2-2. In classifica il Carmagnola resta l'unica squadra a punteggio pieno dopo 5 giornate a 15 punti, segue l'Imola a 12. E ancora il Bologna a 10, Bra e Coppa Atlante Grosseto a 9, a 7 il Prato come Castellamonte, a 6 la Terra Novese, Cuspisa a 5, Pistoia a 3 e a 1 Poggi Bonsese e San Giovannese. Ecco. Ieri eravamo a riprendere la partita di Castellamonte tra i padroni di casa e la Poggi Bonsese, è finita 5-3 per i canavesani, quindi un buon successo per la squadra di Mister Monni. Il secondo in casa dopo il primo all'esordio con la novese andrea vediamo con i nostri ospiti come è andata la partita in attesa di poterla vedere chiediamo un commento quindi al più esperto dei due oh, penso che la partita di, di ieri più importante è stata il tre punti perché no, no abbiamo fatto una, una bella gara eh, anche la squadra de, la squadra avversaria ha fatto una marcatura forte, fatto una marcatura che non siamo riusciti a entrare nel primo tempo, sempre con, con tanta difficoltà. Eh, per questo, io penso che sabato, ieri, è una gara per si dimenticare e prendere adesso il pensiero giusto per sabato prossimo con il che penso che è Ecco, è ma solo il risultato da salvare? Sì, sì, sì. solo, i tre solo punti. il risultato perché la gara da si è dimenticare. Okay, anche il portiere. Ieri non ha passato un'ottima giornata al buon Saverio, proprio. Sì, sì, sì. Ieri. Ma, ma io dico che. Mi ha che... messo un po' in difficoltà. Sì, no, ma non c'è quello che. Non c'è scusa, è tutta la squadra, quando si vince, tutta la squadra eh, siamo insieme. E sabato scorso ha fatto una, una bellissima gara a Grosseto. Uh -huh. Io penso che è stato il, il giocatore più importante della partita e non era un, buon, un giorno buono per lui, però eh, io Fuccello. penso che siamo tutti insieme. Eh, cosa vi manca ancora per raggiungere il top della, della condizione, diciamo della forma, per essere al top in questo campionato? No, io penso che la nostra squadra è una cioè la rosa nuova, mm. una categoria nuova, e eh, siamo sicuri che dopo la... Settima, ottava giornata, io penso che siamo oggi la classifica già diventa bella per noi. Mm. Siamo già alla parte de, sopra la classifica, io penso che dobbiamo rimanere così. Il primo pensiero è sempre la salvezza. Dopo si può cambiare la, il pensiero e gli obiettivi. Ecco, guardando un attimino i numeri, leggo 17 gol fatti, 16 subiti. Eh, dove sta il problema? Sono troppi quelli subiti o troppo pochi quelli fatti? Sì, ancora non è una squadra regolare, si mm. vede che Mas eu ainda penso que devemos ajustar tant, tantos defeitos. Como devemos. Eles têm o pensamento. Eu vejo que na nossa squadra ainda não tem o seu pensamento. É uma coisa que. Como mas eu disse, com o com Vina, como com todos os outros. E é, somos uma squadra nova. O Mister é bravíssimo. Anche como pessoa, uma persona bravíssima. E questo piano piano io penso che la squadra si, si aggiusti. Chiediamo a Vinicius allora un suo parere. Prima della partita, ieri, secondo me, come gioco, non no abbiamo dimostrato quello che, che speravamo. Tuttavia, il risultato è quello, è quello che importa: no? I tre punti in casa, è quello che ci dà, ci dà la sicurezza per, per andare avanti nel campionato. Secondo me. Abbiamo giocato molto meglio le partite eh, anteriori no? contro Imole e contro Grosseto, però non abbiamo portato i tre punti a casa. E questa, anche se non abbiamo giocato bene, abbiamo portato i tre punti e questo è importante. Adesso il campionato è ancora lungo, no? però secondo me il nostro campionato inizia adesso, il campionato che vogliamo fare. Che le squadre che, che abbiamo affrontato sono tutte squadre che sono da sopra, sopra di noi, no? manca adesso il Carmagnola che sarà un derby e lì può succedere di tutto. Però dopo il Carmaiola, secondo me, inizierà il nostro campionato e lì possiamo vedere cosa, cosa riusciamo a fare davvero. Ecco, Riccardo prima parlava di Mr. Monni. Che idea ti sei fatto su di lui? Visto Bravo. che l'anno scorso ne avevi un altro di allenatore. Sì, sì, l'anno scorso abbiamo, abbiamo avuto due allenatori, no? sia Vassallo che, che Pippo, tutti e due bravi, bravi allenatori <coughs> che ci hanno, ci hanno dato una grossa mano. Quest'anno abbiamo cambiato un po', un po' quasi tutta la squadra, quindi è stato un po' difficile, no? anche per la società, anche per noi giocatori, per adeguarsi. mister Moni è, fino adesso è stato bravo perché sta riuscendo a, a mettere in pratica le sue idee. E Ma è io... l'allenatore giusto per voi? Sì, sì. Per, sì sì secondo me c'è sempre qualche dubbio sulla gestione dei brasiliani a volte magari no, 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 allenatori ma un po' abbiamo un bel rapporto con gli <ride> <con> mister <ride> e poi più che altro noi, noi che siamo più sette anni in Italia secondo me non siamo più <ride> brasiliani siamo, certo. siamo ormai quasi italiani no? quindi non penso che sia così difficile gestire certo. siamo già abituati sappiamo come funziona e se c'è quello che c'è da, da dare dobbiamo sempre poi il mister è è quello, è quello giusto, sta dimostrando di essere bravo su campo e anche come persona. Ecco Vina, parlavi prima delle due partite che avete affrontato prima di incontrare l'Appoggio Bonsese, l'abbiamo già parlato anche qui della... Eh, partita con Limola, questa beffa finale dove avete comunque giocato alla pari contro una delle squadre date per favorita del campionato, e poi la bella impresa di Grosseto perché è un'altra squadra attrezzata per vincere, con tanti appunto brasiliani anche loro. 2 2 sul loro campo, due volte in vantaggio, poi ripresi prima alla fine del primo tempo e poi alla fine del secondo. Quindi, un Castellamonte che sta crescendo piano piano, l'ha detto anche ieri il mister alla fine partita. Sì, sì, sì senza dubbi, eh, stiamo in crescita, siamo in crescita. Però non so se questa è una cosa buona o una cosa brutta, che giochiamo alla pari con tutte le squadre, sia con le grandi come le piccole. Quindi dobbiamo trovare, come ha detto prima Riccardo, dobbiamo trovare ancora l'equilibrio, no? dobbiamo trovare ancora l'equilibrio di, di tutti quanti avere lo stesso pensiero per difendere e per attaccare, solo così possiamo diventare una squadra concreta. Però secondo me abbiamo dimostrato che... Non è una squadra solo per la salvezza. Il, campio il campionato dirà cosa possiamo fare e lo abbiamo dimostrato già che possiamo giocare, giocartela con tutti e contro tutti. Ecco, però, forse i ragaz ragazzi più esperti come te, come Riccardo, come Tony, possono dare un po' più di tranquillità alla squadra, soprattutto contro, dicevi tu, squadre forse che sono alla vostra portata più. Che L'Imola o il Grosseto o il Carmagnola di Sabato Avete giocato contro la Terra Nuovese in casa E con la Poggi Bonsese Due squadre che oggettivamente sono decisamente la parata del Castellamonte. Però vi siete complicati la partita un po' da soli Tutte e due le volte Sì, perché quando, quando affrontiamo una squadra per vincere Entriamo già in campo con una mentalità diversa, no? che dobbiamo essere 100% concentrati magari quando prendiamo questo è anche un no, no, secondo me non è sbaglio ma è una cosa normale che magari quando prendiamo una squadra in teoria più, più debole pensiamo già di essere i favoriti che sarà più facile però non, non è così soprattutto nel calcio a 5 il calcio a 5 è un sport che tu devi essere 100% concentrato quindi piano piano Troviamo questo, questo equilibrio per fare bene con, sia contro le squadre grandi che contro le squadre della nostra portata. Okay. Eh, per te è una nuova esperienza questa al Castellamonte in Serie B. Come ci spieghi come è, com è nata questa idea, questa trattativa, questa operazione? Sì, io mm ho -hmm. un figlio Lucas che sta a Asti, mm. eh, c'è 17 anni e volevo rimanere vicino a lui per questo Diaz, un grande amico di Asti ha chiamato Vina e comunque volevo rimanere qua sempre vicino a Asti certo. ah, siamo entrati d'accordo così veloce non ci sono stati problemi sì, sì, no. anche perché Riccardo è stato l'ultimo acquisto del Castellamonte sì, di fatto, sì, a pochi ho... giorni dall'inizio del campionato Sì, ho fatto forza per, per, venire, per andare a Castellamonte è stato un grande piacere perché ho trovato una società che mi ha raccolto benissimo, oh, Vina che già conosceva di, di, no, non così, di, ma di giocare con, contro lui. Eh, ma questo, è questo, fino adesso è, è un grande piacere essere a Castelamonte. Invece la il ritorno di Vinicius alla conferma <ride> diciamo così, al Castellamonte era così scontata oppure c'è stato qualche... No, no, da maggio <ride> a maggio no. Eh, quando è finito il campionato oh, abbiamo parlato subito con la società che c'era l'idea di, di avere la conferma, però avevo un problema con l'eco del cartellino e eh, lì è stato un po' lungo. Però alla fine grazie a Biagio e grazie anche a Maruccia e quelli dell'Eco hanno trovato un accordo che, che per, me, per me è stato buono e mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi faceva piacere stare ancora un anno a Castelamonti. Cioè, La tua volontà era chiara. Tro... Sì, mi trovavo bene quindi um, volevo anche io restare qui è andata così. Ecco Riccardo, per te appunto che è un'esperienza nuova, come ti è sembrata questa realtà? Appunto, particolare perché Castellamonte è un paese piccolo sì, lontano sì. da Torino la prima volta in Serie B un mm, tifo molto acceso tanta gente anche tanti ragazzi che vengono a vedere le partite in casa sì, ah, mi sono adeguato alla categoria alla <ride> società eh, la tifoseria è una bella tifoseria sempre no totalmente pieno, però c'è tanti... Si sentono? Sì, 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 è una cosa importante, per la, anche per noi giocatori. E, ma, mi sento benissimo, è un'esperienza un meravigliosa fino adesso. Guardando invece la classifica e a questo campionato, in queste prime cinque giornate, c'è qualche squadra che vi ha sorpreso positivamente o negativamente? Positivamente, io penso che Grossetto, Imola... Estão sempre em alto universo. Não ho visto per Car pela TV, mas sempre com Lino. Eu penso que é uma esquadra forte forte taticamente, forte fisicamente porque Lino é, é, se vê de que. É que se faz lavorare. Se faz lavorare. E eu penso que Carmagnola, ancora, deve apontar o filho na fila a sair. Sì, Il Carmagnola secondo me era un po' scontato no? Come quando hanno preso eh, Lino e con la società che hanno organizzato. Una società secondo me in Piemonte insieme a è una delle società che, che punta sempre a vincere. Quindi la società che punta a vincere deve, deve fare sempre bene. Secondo me era un po' scontato. Ibra io non, non, non mi aspettavo così, così in alta classifica. E questo Bologna. Che io non conosco però i numeri dicono che, che sta facendo bene adesso vediamo ecco Andrea iniziamo già a parlare anche magari un po di derby sì. visto che i ragazzi l'hanno già introdotto sabato c'è questa importante partita la, il primo derby piemontese per il Castellamonte. ecco Riccardo secondo te che partita sarà col Cile di Carmagnola uh, il pensiero già, già sta a Carmagnola io penso che dobbiamo fare una una, una partita. Dobbiamo fare la partita perfetta. Se, se vogliamo, questa uscire di là con tre punti. Dobbiamo fare la partita perfetta, perché io penso che anche con, con portiere in movimento sono, sono forti. Eh, Lino ancora eh, 11 gol, ieri ne ha fatti tre. Sì, 11 dette. Eh, Lino è sorprendente, sempre sorprendente. E. Io penso che, che dobbiamo, dobbiamo essere forti tatticamente, forti con, la, con la, la devida concentrazione perché loro vengono, vengono per, per vincere, il nostro pensiero va a uscire da là anche con, con la vittoria. Se potessi togliere un giocatore al Carmagnola. Lino Gomes? <ride> Senza dubbi. <ride> anche Vinicius eh, sì. Quello, quello tutto, fa la differenza. No, quello però allora, diciamo rispetto, che è scontato, eh, tutti, diciamo un altro, un altro nome sì, sì. che ecco, un'altra un domanda. Ma solo come giocatore, anche come mister, come, eh, tutte e due. Lui, lui secondo me, io, io, non sono, io dico chiaramente io non sono a favore di quello che fanno allenatore e giocatore. Tranellino, che secondo me, è l'unico capace in Italia a fare tutte e due. Tutte e due. Ho già avuto, avuto Visconti Che a me piace tantissimo come allenatore, allenatore però, quando giocava abbiamo perso un po' la sua visione di fuori, no? che secondo me per una squadra è importante. E Lino è uno che, riesce, che riesce a fare, a fare riesce, riesce a vedere la partita di fuori e anche quando è dentro, riesce a gestire, cioè, le, tue, le sue squadre giocano sempre insieme, sempre la stessa cosa, girano insieme, è una cosa, una cosa incredibile. Quello che fa lui secondo me è merito tutto suo. Ecco, Vina, secondo te, visto che tu a Castelamonte ci sei già stato lo scorso anno, sentite di più il derby con il Celedì o quello col Bra? Eh, con il Celedì non <ride> abbiamo ancora giocato, abbiamo fatto una micchia l'anno scorso, però contro il Bra senza dubbio. <ride> anche perché l'anno scorso è stata la battaglia, la battaglia di tutto l'anno, la campionato, in Coppa. È bello così, no? È un po' di emozione. Però a Carmaiola, a noi, a noi e anche al Castelamonte, che secondo me lì è una squadra, è una squadra diversa di giocare loro, vogliono sempre la grinta, vogliono sempre l'anima la, 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 no, del giocatore. E, e secondo me è una partita aspettabile per, per i dirigenti, i tifosi, anche per noi. È tutti, un derby, un derby è, sempre, è sempre buono da giocare a più gusto. Tutti vogliono battere la capolista. Eh beh, anche perché finora non hanno ancora terza. Eh. Sì, sì. Anche se secondo me loro sono, sono favoriti, perché si allenano... Non so cioè, se allenano come professionista. Hanno una, una rosa più, più ampia, hanno tanti fattori che, secondo me, sulla carta sono favoriti. Derby è sempre derby, no? e noi andiamo lì con il pensiero di come ha detto il ministero ieri: di dare fastidio e se possiamo portare a casa <coughs> qualche punto. Ma secondo voi, mh, parlando della parità che potrà essere, qual è il modo per far male al Carmagnola? Abbiamo visto, almeno abbiamo visto noi il Bra eh, sfiorare il colpaccio con una partita molto difensiva, erano in vantaggio, adesso non mi ricordo, fino a 3-4 minuti dalla fine. Esatto. E quindi è una partita che qualcuno ha anche contestato, però alla fine stava portando i suoi risultati. Eh, è meglio andare invece dobbiamo giocare, dobbiamo giocare. A pari con loro, dobbiamo giocare senza paura. Eh, è sì, è vero che si deve rispettare la, la capolista Certo. Però dobbiamo giocare. Andiamo a, a Contraimola, e a Grosseto, andiamo a giocare, abbiamo fatto due bellissimi partite. Adesso andiamo a giocare, vediamo che cosa può succedere. Però cioè, il brano, ho visto, visto qualche, qualche video, ho visto che, che vincevano la partita, però questi sport è difficile dire, mancano 5 minuti, vincevo e poi ho perso, come mai? No. Abbiamo visto che, che abbiamo preso il gol mancando ah, neanche un secondo. secondo. Quindi, in questi sport ci vuole tanta tanta concentrazione, e quando prendi una squadra così, che, che ha tanti giocatori che alla fine sono sempre freschi, la testa è la cosa più importante. Quindi, quindi lì dobbiamo, dobbiamo essere molto molto concentrati, difendere bene e non avere paura di giocare. Ecco, facciamo Andrea. Abbiamo fatto già l'altra volta un pronostico, Riccardo, come finisce sabato? Secco, 1x2. No, 2. 2? 2, 2. Vina? 2, no? 2. Vediamo di qua, abbiamo ancora interpellati, poi dopo vediamo anche con Nicola. Secondo te come finisce? Difficile, molto difficile. Secca, non si possono. Che né doppia né tripla. per eh, x. x. 2, vi voglio appoggiare. 2, grazie. Allora... <ride> Vabbè, anche perché il 2 pagherebbe carmai. tantissimo forse. Eh, allora, sarà sarà la quota e spazio 4, 5, quota poi vediamo. 8. Se sbanchiamo qui, <ride> oppure, oppure no. Quindi, una partita assolutamente da seguire. Ci saremo anche noi, Andrea, sabato a riprenderle. Sì, e quindi poi vedremo anche i protagonisti di nuovo domenica prossima qui su Spazio 5. Rimanete con noi, andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo ancora per parlare di Serie B, del derby e tant'altro ancora. A tra poco. Eccoci rientrati in studio, Andrea. Continuano purtroppo i problemi tecnici. Vi chiediamo un po' di pazienza, vediamo se dalla regia riescono a farci vedere i video. Altrimenti, vi ricordiamo il nostro sito spazio5.it dove potete vedere tutte le partite riprese questa settimana, compresa quella appunto tra Castellamonte e Poggi Bonsese. Assoluto. Andrea, torniamo con i nostri ospiti. Abbiamo introdotto prima il tema derby, magari chiediamo a due mister di qua. Abbiamo parlato di mister, mm. di Monni, di Gomes, anche di Giovanna. Facciamo i complimenti al Bra perché ieri ha vinto 9-1 contro la San Giovannese. Il Bra 9 punti. Quindi un bel campionato delle nostre squadre piemontesi, Nicola? Sicuramente, nel senso che comunque, come è successo anche l'anno scorso, nessuno si aspettava che magari le nostre squadre piemontesi riuscissero a, a fare questo inizio di campionato, questo Esplora. Eh, io prima ho detto X simpaticamente sul pronostico, semplicemente perché conosco molto bene la realtà di Lino Gomez, avendolo visto anche nei settori giovanili l'ho del... affrontato tante volte con la Osta tantissime volte <ride> e quelle poche volte che sono riuscito a mettere in difficoltà ho comunque perso di due o tre gol quindi e ha una capacità impressionante e lì non giocava, e non giocava. nonostante non sembra giocava. che abbia 20 anni però. non giocava quando gioca l'ho visto un paio di volte giocare e ha questa grossa capacità di fare solo il giocatore questa è la differenza, quando è in campo fa solo il giocatore, no. i cambi e la squadra li gestisce il suo secondo, lui fa solo il giocatore. Poi è ovvio che vede in modo completamente diverso. Poi, durante la settimana, studia tantissimo ogni singolo particolare, ogni dettaglio. Per quanto riguarda il Castellamonte, io l'ho detto la settimana scorsa perché sono andato con l'Under 21 a giocare contro, contro la loro Under 21. Faccio sfegatatamente il tifo per loro. Eh, perché è una bella realtà, bellissima, eh, hanno un tifo veramente particolare e eh, eh, mi piacciono, mi piacciono perché comunque hanno una struttura societaria che, che può andare avanti nel tempo e può mettersi in risalto nei confronti diciamo dell'asti, perché adesso l'asti è la prima realtà certo. piemontese. Eh, diciamo de mettiamo dentro anche la Hosta comunque perché comunque è una ben, compagine valdostana fa, tra due B <coughs> ha vinto esatto. con Lino due scudetti con l'Under 21 uno con l'Under 18 che comunque adesso ha, ha intrapreso un'altra strada senza Lino Gomez tra l'altro veniamo a parlare che anche continu ieri, ha comunque, vinto che continua comunque a mantenere una linea di successi poi c'è il Carmagnola il Carmagnola strafavorito con l'arrivo la, di Lino Gomes e ovviamente con l'arrivo degli ex che si è portato ecco da Osta Ecco Nicola, permettimi di dirti proprio su questo così non andiamo troppo avanti e andiamo su questo tema secondo te il Carmagnola è veramente favorito anche se al primo anno con Lino Gomes ha cambiato tanto abbiamo visto questa è stata la rivoluzione secondo me non vorrei anche non perché avuto, abbiamo visto il mister che in più di un'intervista ha dichiarato sempre che loro partono con, con l'obiettivo l'obiettivo minimo ma quello è giusto che sia così, ma conoscendo, ripeto, è da anni che conoscendo il certo. modo di lavorare comunque di Rino Gomez, dove comunque fa allenamenti di mattina e di pomeriggio con i giocatori, eh, si ferma in ogni dettaglio in ogni particolare. Significa che ci sono, mi hanno raccontato perché non le ho vissute di persona. Degli allenamenti dove comunque lui fa riprovare un esercizio per un'ora e mezza un'ora, un'ora e mezza, fino a che quell'esercizio non viene fatto come dice lui. E questo significa comunque poi creare gli automatismi dei giocatori in campo che pur di non rifare l'esercizio lo imparano a farlo, o quel tipo di movimento, quel tipo di tattica. Io sono assolutamente convinto che il Carmagnola sarà sicuramente una realtà della Serie B e se la giocherà fino alla fine. Ne sono assolutamente convinto anche perché conosciamo i valori delle altre squadre, Imola, Grosseto, come dicevamo prima. Dentro, per, io ve lo dico, ma non toccatevi da tutte le parti, <ride> dentro, dentro, <ride> dentro la lotta per i playoff dai filmati che ho visto, non soltanto comunque da quel poco che conosco della realtà del, di Castellamonte, dentro ci metto anche il Castellamonte. Il Bra in questo momento sta sicuramente sorprendendo a livello di risultati, ma come dicevate prima il campionato è molto lungo. Però la rosa, il Bra ce l'ha. Ha, ha sicuramente giocatori di categoria. Però voglio vederli alle prime difficoltà. Sinceramente, proprio ho detto voglio vederli alle prime difficoltà quando magari succederà che perdono due o tre partite consecutive. Allora voglio vederli un attimino se riescono a ritrovare immediatamente il gruppo e la continuità. Cosa che forse magari conosco di più perché conosco un po' di gente che gioca eh, e comunque conosco molto bene Maurizio Monni, vedo comunque in una realtà come Castellamonte che si è, è buttata in questo campionato con una, una cosa molto semplice, con umiltà. Ecco, forse anche tanto entusiasmo. E tanto perché Castelamonte, è vero? Abbiamo detto prima: è una realtà piccola, una sì. realtà, diciamo nel Canavese, quindi già lontana. Perché Viaggio a Montesano lo ripete da tanti anni, no? Diciamo, fuori dalla Torino che conta. Siamo sì. riusciti <ride> a creare nel giro di cinque anni anche loro passano dalla serie D alla B, praticamente con tutti gli stessi giocatori, perché c'è stata una rosa che ha tirato Mister, avanti se, siamo, se ci ricordiamo. Perché cioè Monni è, è iniziato iniziato in B ed è tornato. È perché dall'anno scorso siamo rimasti due giocatori e mezzo, perché è rimasto Vinicius, è rimasto eh, diciamo, eh, Monti, Monti, che è arrivato a dicembre. Stefano. E poi è rimasto il capitano, Crestetti. Procopio, che comunque ha giocato meno l'anno scorso, ha giocato più Cristian Negro Frere. Con tanti giocatori nuovi, Castellamonte comunque è lì a metà classifica e si è giocata alla pari. Sì. Io l'ho vista contro Limone in casa. Mi hanno raccontato domenica scorsa, appunto, della bella trasferta a Grosseto. Prima. Quindi, Potrebbe Scusa, essere questo appunto un'umiltà per un'arma in più. L'entusiasmo, ma soprattutto l'umiltà, comunque di avere le capacità di dire e di avere la consapevolezza di dire andiamo a giocarcela sempre contro tutti. Lui diceva una cosa giustissima prima, magari contro le più forti siamo più concentrati. Questo capita anche nel settore giovanile. Certo. Magari contro le piccole, quelle più così. piccole, diciamo fragolette, magari le neopromosse anche. La concentrazione viene meno, in un campionato di Serie B, comunque in un campionato nazionale, questo è un errore, un errore, perché parti già svantaggiato e regali sì, sì, come sì. minimo un paio di gol agli avversari. Sì, sì. E poi dopo magari non riesci a ritrovare subito la concentrazione, ecco perché poi voi mi avete raccontato, io le immagini non le ho viste, di una partita come quella di ieri, dove comunque non avete espresso il massimo e l'unica cosa positiva che avete visto voi da giocatori eh, sono i tre punti. Invece Maurizio, che è vede la partita fuori dal campo, ha visto delle cose buone, ha visto delle cose negative, su quelle lavorerà con voi nella, nella settimana. Soprattutto perché, torno, scusatemi, torno al discorso di prima, sabato prossimo potete capire realmente dove potete arrivare. Ma non perché state giocando contro la prima in classifica di questo momento. Secondo me perché state giocando comunque contro una squadra che è preparata, predisposta da quest'estate per fare il salto di categoria. E anche in caso di sconfitta, perché bisogna sempre vedere sì, come sì. viene la sconfitta, perché da quanto ho capito a Imo l'avete perso a mezzo secondo dalla fine. Sì, sì. Anche in caso di sconfitta questo non vuol dire abbattersi, ma vuol dire tirarsi sulle maniche e dire ok, loro in questo momento sono più forti di noi. Ma probabilmente gli altri contro gli altri, contro tutti gli altri, in possiamo giocarcela sempre fino alla fine. Sì, infatti, infatti è quello che penso che il nostro campionato inizia adesso, no? Vero no? Ecco, tra l'altro Riccardo, dopo il derby, ricordiamolo, c'è la pausa della Serie B. Mm. Quindi questo secondo te può essere un vantaggio o uno svantaggio per voi? Un vantaggio, io penso un vantaggio, perché così possiamo lavorare il punto debole che, anche la parte atletica perché siamo una squadra che dobbiamo fare dobbiamo sudare tanti per, per, per vincere non siamo una squadra che, che si, si gioca facile capisci non è una squadra che, eh, che mette la palla a vina e vina a seia mette la palla a to no è, è, è tutto una è, un giro di squadra, un giro di giocatore. Capisci? Non siamo quello che. Non, non abbiamo un Adriano Foglia dove quello che si può. <ride> però magari. sappiamo dei de, de, de nostri limiti. Come sappiamo anche del nostro potenziale. È questo che, che è il pensiero de, della squadra. Eh, il primo allenamento ha visto che era una squadra che c'era un potenziale grande, grosso, grosso potenziale, però. Dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare e è questa la l'umiltà, l'umiltà la che ce l'ha il Mister. Mister sempre, ragazzi, la, il rapporto con Mister è bellissimo perché lui eh, dà la libertà per perdere, ma sempre eh, fa il capo. Lui è, è il nostro comandante, è il nostro certo. capo. Però si, si vede che abbiamo la libertà di... di C'è di, dialogo. Sì, sì, è dialogo. questo è importante. Ecco, tanto Riccardo, parlavi della Rosa che sta crescendo, tanti ragazzi che hanno tanto, tanto, tanto potenziale. Ieri è esordito Andrea Strozzi, un ragazzo sì, giovane sì, sì. che in B non ha mai giocato e ha fatto secondo me bene. Sì, sì. Quindi questi ragazzi come lui, come Vicari, come Tony Romeo, quanto possono... Ieri, mi spiace che non si, possa, non si può vedere sì. nell'intervista oggi ma ricordiamo che sul sito c'è e Monni l'ha detto perché questi ragazzi stanno crescendo eh, giornata dopo giornata allenamento dopo allenamento e possono dare un contributo importante al Castellamonte in questa no. stagione un... e magari come dicevi tu la pausa può aiutare Questo. perché c'è una settimana in più per lavorarci. Struzzi è un bravissimo ragazzo, è uno che quando non parlo con, con lui lui dice ma rica perché, non... perché non parla? Perché non parla? È uno che vuole imparare. Questo per, per me, che tanti Poi anni. Poi tu di, puoi che, insegnare qualcosa diffuso. a questi ragazzi. Lui mi chiede, ma parla, parla, parla. cosa è importante, è quello che è quello ragazzo che, vuoi, che, che vuole, sai, imparare. vuole imparare. Che È quello che sai che ogni allenamento eh, mi guarda e mi chiede, quando non parla perché non parla? Sai, ah, c'è volta che sta facendo la cosa giusta. Io, ma non sta parlando, non sta parlando perché sta facendo la cosa giusta. È un bravissimo ragazzo e è questo il futuro del Cassalamonto. Ecco Vinicius, no. come hai visto questi, questi ragazzi nuovi? Io volevo parlare proprio di questo, perché alla fine eh, prima no, non c'erano queste, queste leggi no? di Under 21, Under 25, di obbligo. E adesso secondo me è una cosa giusta. Che adesso danno più spazio ai ragazzi italiani, ai ragazzi giovani di giocare, di crescere. E si cresce solo giocando. Adesso questi ragazzi. Ieri stesso è avuto l'opportunità di giocare. Ma non è perché era, era lì e lì mi si era detto dai, gioca. Perché tutta la settimana si allena, si allena bene, no? tanti allenamenti si, si, fa, si fa vedere, è uno che è sempre disposto. E quello è importante: i ragazzi, i ragazzi giovani, i ragazzi italiani dev, devono capire che, che devono imparare, che devono sentire magari quello che ha esper, più esperienza. Che il calcio a 5 no? non è come il calcio a 11, no? che, che ormai il calcio a 11 in Italia è. È uno sport concreto, abbiamo quattro mondiali, no? Il calcio 5 no, è sport nuovo. Quindi il ragazzo giovane deve imparare e per imparare deve sentire, deve vedere, deve studiare anche, deve vedere le partite. Adesso c'è il mondiale, deve vedere. Infatti parlavi di mondiale speriamo che vada bene, a poi speriamo. dopo parliamo anche di nazionale. E interrompo solo i nostri ragazzi perché dalla regia mi dicono che finalmente abbiamo anche il servizio della petità di ieri, quindi andiamo a vedere e poi commentiamolo di nuovo con i nostri ospiti. Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Maurizio Moni, allenatore del Castelamonte. Mister, una vittoria importante contro la Poggi Bonsese, una vittoria però forse più sofferta di quanto si poteva aspettare. Assolutamente, ma lo sapevamo già, sapevamo che la squadra avversaria si difendeva molto molto bene, i risultati che ha ottenuto potrebbero essere anche leggermente bugiardi secondo me, perché è una squadra che corre, una squadra che lotta, su un campo piccolo come questo la loro fase difensiva ha avuto la meglio sul nostro possesso palla, eh, lo sapevamo, non è facile giocare contro queste squadre qui, quindi è andata bene così. Con Una squadra tua che arrivava comunque da due buone prestazioni in casa contro l'Imola con la beffa a pochi secondi dalla fine Poi il pareggio grosseto, oggi questa vittoria importante contro la Boggi Bonsese Secondo te quale può essere il campionato del Castellamonte? Assolutamente salvarsi, ma assolutamente non mettiamoci in testa idee strane Noi dobbiamo, stiamo crescendo come mentalità Oggi in un momento delicato ho fatto entrare Strozzi Uh, sia lui che Vicari che Tony Romeo uh, stanno crescendo e ci potrebbero dare una grossissima mano nel girone di ritorno soprattutto. Noi dobbiamo fare ogni partita, uh, è una, sappiamo che è una battaglia, vogliamo fare solamente bella figura, uh, pensiamo che uh, possiamo giocarci tranquillamente la salvezza tranquillamente. E vogliamo dar fastidio a qualcuno, abbiamo dato fastidio a Imola, abbiamo dato fastidio a Grosseto cercheremo sabato prossimo, <ride> sorrido perché andiamo a incontrare una squadra fortissima di dare fastidio anche a Carmagnola, ogni partita deve essere una sfida con noi stessi Nicola Giannattasio, giocatore della Poggi Bonsese, è arrivata una sconfitta qui a Castellamonte ma la vostra squadra ha messo in difficoltà i padroni di casa per quasi tutta la partita. Sì, sinceramente mi aspettavo molto di più dal Castellamonte perché conosco un po' i giocatori per averci giocato contro negli anni scorsi, Vinicius, Toni. Eh, sinceramente mi aspettavo qualcosa in più forse per il fatto anche che sono, giocano tutta la partita in cinque praticamente non fanno cambi quindi si devono anche un po' gestire noi abbiamo fatto la nostra partita abbiamo difeso molto bene siamo stati, è un periodo così eh, in cui ogni rimpallo ci sfavorisce e, e prendiamo gol eh, è questo purtroppo non abbiamo concesso occasioni pulite forse, il 3 a 3 forse eh, però è il periodo anche Mister Monni vi ha fatto i complimenti e si chiedeva come mai una squadra comunque buona come la vostra sia soltanto ferma ad un punto. Cosa non sta andando questa stagione la Poggi Ma intanto, come ti dicevo, è il periodo, anche nelle partite scorse ci è girato veramente tutto storto. Nel momento migliore prendiamo sempre gol per un rimpallo, per un episodio e poi è difficile anche recuperare perché insomma poi quando vai in svantaggio ci sono anche gli altri che si sanno difendere. E dobbiamo rimboccarci le maniche perché non siamo abituati a stare in fondo. E gli ultimi cinque anni abbiamo fatto sempre playoff, abbiamo sempre lottato per le posizioni di vertice. E il campionato è lungo e niente, ci proveremo. Come ti sembra questo nuovo girone con le piemontesi e anche con le emiliane? Ma le Miliane le abbiamo già incontrate l'anno scorso, conosco l'Imola, conosco il Bologna, anche se ne ho promossa, conosco praticamente tutti i giocatori loro, le Piemontesi no, eh, avevo affrontato il Torino in A2 con il Prato, eh, però... Sapevo che sono di trovare ottime squadre, e, mh, poi c'è il fatto anche delle trasferte molto lunghe, quindi sia per noi che per le, per le Piemontesi quando insomma, verranno giù sono trasferte lunghe, quindi insomma, si fanno sentire anche nelle gambe il viaggio. Ma sinceramente sono le squadre che mi aspettavo, ottime squadre, ottime individualità, ripeto mi aspettavo più gioco da parte del Castellammonte perché ha qualità. E, però, insomma, ottimi giocatori, ottimi individualità. Si aspettava di più. Ecco, anche lui. co-signatore di studio. Vinicius, commentai proprio l'intervista del loro portiere. Si aspettava qualcosa di più? Eh, però ha detto dopo no, che non è facile giocare 40 minuti. E che avete infatti, anche buoni giocatori adesso. Sì, infatti, quella è una cosa che, che dobbiamo dire. Anche lui gioca 40-38 alla partita. Noi dobbiamo, dobbiamo stare un po' tranquilli perché se no non duriamo. Dobbiamo risparmiare un po' di energia per arrivare nei minuti finali. Che sono i minuti de, eh, che deve decidere la partita, no? Tipo a Prato. Che quando abbiamo perso, perso la partita a Prato, il risultato. Non so se è un po' bugiardo. Perché il primo tempo abbiamo giocato bene. Hai preso anche qualche palo, mi sembra, vero? Sì, poi ho fatto un altro gol. <ride> Va bene. E poi abbiamo calato di brutto. Perché alla fine, quando, quando, quando mancava 10 minuti, eravamo due, due gol contro, non ce l'avevamo più. E quello quello eh, per riprendere dopo è, un po', è difficile. Ecco, ne? Però meno male che ci sono giocatori come Riccardo, che anche se non hanno più magari 17 anni come suo figlio, corrono sempre. Ha sì, sì. Prato, il primo che segnava vinceva la partita. Il Purtroppo tempo. hanno segnato. Cioè, avete segnato voi, ma nella no, porta sì, sbagliata. avevo. Sì, <ride> <e, e, ride> Eh, e abbiamo perso l'opportunità di, di segnare con un uomo in più perché, perché eh... mi sembra che nel fine primo tempo avete avuto sì, un po' di sì, occasioni Sì, sì, sì. sì, sì. Eh, <ride> quando, quando dico che, che la sosta per noi, ecco, magari anche un po' di esperienza lì, vi è mancata eh sì la sosta per noi. Eh, io penso che viene una buona ora perché anche per, per riposare quello che, che stanno giocando tanti. Eh. Anche perché avete incontrato comunque, diceva anche prima Vinicius, squadre di alta classifica Quindi diciamo che da veramente dopo il derby inizia il campionato del Castellamonte Quindi con le squadre alla portata, anche se abbiamo detto fino adesso che non bisogna sottovalutarle e pensare di essere già vittoriosi No, il nostro, nostro pensiero è sempre quello della salvezza, però si può cambiare eh, la, gli obiettivi eh, Solo il campo che dirà, no? Adesso eh. Vediamo. Eh, vediamo se poi avrà avuto ragione Nicola che dice Castellamonte da playoff ci tocchiamo e eh. vediamo cambiamo inquadratura in così i ragazzi sì. possono toccare ferro io lo, io lo ripeto no, eh? no, adesso, ecco, te, per me sì ecco, Francesco, secondo te il Castellamonte può per quanto hai visto magari nei nostri video puntare alle prime 5 posizioni della classifica secondo me sì, assolutamente sì e come, come dicevano loro per arrivare a questi obiettivi devono lavorare con l'aiuto dei giovani con l'aiuto dei giovani che sono importanti, aiutarli a crescere. Ecco, tu li hai visti anche i loro giovani, quindi? Sì, sì, li ho visti, e abbiamo avuto, infatti, mi hanno impressionato per quello che fanno, per quello che danno, per l'intensità che danno comunque durante la gara. Quindi questo è importante. Non molano fino all'ultimo secondo. La concentrazione è sempre presente per tutta la durata della gara quindi secondo me sì comunque io in bocca al lupo io lo faccio ecco, anche perché sarebbe bello vedere le nostre tre piemontesi tutte tra le prime cinque so, e poi vediamo dove sì. saranno le posizioni assolutamente però. sì certo sarebbe sì. Un, un bel traguardo per noi è un punto di partenza comunque cioè poi di là andare avanti con un lavoro fatto non soltanto delle società che partecipano a questo campionato ma proprio a livello piemontese mm. con tutte le società come la nostra che comunque lavora con i giovani Cercavo di portarli, sì, anche perché più di una volta abbiamo stimolato, diciamo così, il vostro mister in vista di una crescita futura del top 5, una realtà nuova era il Castellamonte, che è arrivata in B facendo una D, una C2 vincendo l'anno scorso la C1. Top 5 ha fatto più o meno lo stesso percorso. Quindi, Nicola, vediamo se sarebbe bello. Beh, non posso rispondere, per tante Alessandro altre squadre più contese. Ma anche io, essendo ormai. Il decimo anno che, la, che lavoro che con il top 5, conosco questa realtà. Vedo, vedo che ci si sta avvicinando a piccoli passi, ma ci si sta avvicinando sempre più rapidamente. Anche perché sì. come diceva sì. Francesco, il top 5 sta anche lavorando su quello che è il settore giovanile, anche con Beh, quello, questi quello è una giovanissimi, che si sta lavorando insieme ad altre realtà per fare in modo che qualcuno cresca e si inizino appunto già da piccoli a avvicinarsi a questa mondiale. Ragazzi, rimaniamo un attimo ancora qui, mandiamo un attimo la pubblicità, ritorniamo poi qui a parlare di Under 21, ancora C2 e tant'altro ancora. A tra poco. Eccoci rientrati in studio, abbiamo parlato adesso di Serie B. Rimaniamo sempre in ambito nazionale e vediamo cosa è successo questa mattina nel servizio tra Top 5 e Tiguglio. Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con l'allenatore del Tiguglio, Davide Canessa, una vittoria sofferta contro il top 5. Sì, eh, la classifica non, non dice la verità perché loro sono a 0 punti ma sono un'ottima squadra e ci hanno messo in grossa difficoltà. Soprattutto nel secondo tempo. Nel secondo tempo ci hanno pressato e insomma è stata dura. C'è stato qualche attimo anche di nervosismo, come mai? Ma niente di che la partita al tensione un pochettino fa queste cose. E le ambizioni di questa squadra per questo campionato Under 21 quali sono? Ma, eh, per noi cerchiamo di portare più ragazzi possibili in prima squadra. Eh, abbiamo difficoltà a i giovani in Liguria che giocano a calcetto e quello che facciamo io, è tutto in più. Soddisfatto comunque di questa vittoria? Sì, sì, sì. Eh, soddisfattissimo perché pensavo di trovare una squadra a zero punti, ho detto, facile, invece è stata dura. Daniele Cerbone, giocatore del top 5, è arrivata una sconfitta questa mattina? Mm, eh, abbiamo giocato abbastanza bene, con l'inserimento di 5 juniors che eravamo, perché quest'anno abbiamo un po' di problemi, diciamo, come età, allora preferiamo come società mandare un po' più giovani, farli crescere. Eh, come detto, ci abbiamo provato e eh, speriamo che la prima vittoria arrivi presto. Avete buttato via forse la partita con un primo tempo? Il primo tempo diciamo, abbiamo fatto due errori nel chiudere due diagonali e siamo stati subito puniti, Al secondo tempo invece ci abbiamo provato, abbiamo tirato fuori un po' più gli attributi e è andata così. Ecco, siete ancora a zero punti, però non rispecchia questa classifica il vostro reale valore forse? Eh, forse, per il momento siamo a zero punti e quando risaliremo, speriamo presto, faremo vedere chi siamo. Adesso continuiamo ad allenarci ogni settimana. E Vedremo di migliorare il prima possibile. Andiamo quindi a leggere i risultati di questa quarta giornata: con la Osta che ha battuto il Castellamonte 6-0, Blu Orange Bassotti 2-5, Bra Asti 1-8, Toffa e Tiguglio 3-4, come abbiamo visto, riposava Cile di Carmagnola. In classifica dopo tre giorni. Quattro giornate l'Asti è a punteggio pieno a 9 punti perché ne ha giocate solo 3 Osta è a 7 punti come il Tiguglio, Blue Orange, Bassotti Castelamonte a 6, Carmagnola a 4 Bra 1, Top 5, ancora a 0 Nicola Caprio, perché? posso andarmene? <ride> no, devi restare qua e devi spiegarci perché dopo quattro perché giornate perché, allora qualche cosa l'ha detto anche Daniele nell'intervista quest'anno abbiamo Abbiamo avuto dei problemi, nel senso che comunque, eh, come in Liguria, comunque non è facile eh, reperire comunque ragazzi giovani, eh, perché c'è comunque il calcio a calcio 11 che contrasta fortemente eh, a livello di stimoli, eh, sto dicendo, eh, i ragazzi nel venire a, ad intraprendere questo sport che, ribadisco, è completamente diverso dal calcio a 11. Noi abbiamo mantenuto più o meno lo stesso gruppo dell'anno scorso e questo doveva essere un grosso vantaggio perché l'anno scorso abbiamo fatto veramente. ci siamo tolti veramente tante soddisfazioni, abbiamo giocato veramente alla pari contro tutti. Abbiamo perso soltanto fra due ecco, Se non mi ricordo male, avevate perso i playoff proprio per l'ultima giornata. giornata. Siamo andati a pareggiare 3-3 ad Aosta. Ecco, da Aosta di no? E a 10 secondi dalla fine abbiamo avuto l'occasione per vincere quella partita, che sarebbe stata, sarebbe stata come vincere uno scudetto per noi. E comunque, torniamo al presente. Poi abbiamo avuto dei problemi, problemi legati soprattutto anche a infortuni. Possono capitare perché vengono a mancare comunque delle pedine fondamentali. In un campionato nazionale come quello dell'Under 21, che come loro ben sanno è un campionato secondo me di medio-alto livello, proprio perché comunque vai a giocare contro delle realtà dove i ragazzi comunque, della, i, i pari età eh, comunque hanno a che fare con, eh, con gente come Lima, De eh, Oliveira, ma tanto per nominare qualcuno, o comunque con gente come loro, dove si allenano con loro, per chi viene dalla C1 è un e ha comunque, ribadisco, la forte volontà di portare avanti il settore giovanile facendo tanti sacrifici a livello societario, e, è uno stimolo ulteriore. Purtroppo o per fortuna ci sono stati degli infortuni, ci sono venuti a mancare dei ragazzi all'ultimo momento, secondo me per fortuna, come ha detto Daniele Cerbone, stamattina c'erano 5 juniores. C'erano cinque juniores che per un motivo o per l'altro si sono calati in questa realtà in maniera splendida, secondo me, li faccio personalmente tutti i complimenti, e, e abbiamo purtroppo perso per colpa di episodi, tornando proprio al presente. Episodi del tipo noi facciamo l'errore, loro sono più cinici sotto porta, avete visto il filmato. Eh, nel filmato, ovviamente, non ci sono tutti gli N tiri che abbiamo sbagliato sotto porta, o gli, le N parate del portiere avversario. Sirti Guglio forse nel primo tempo meritava qualcosina anche di più ma perché hanno sbagliato. Decisamente. Ma io ricordo vuota. nitidamente i due gol che hanno sbagliato, dove sì. mi sto ancora chiedendo come hanno fatto, come fatto? ma mi ricordo decisamente anche due parate del loro portiere che le ho fatte i complimenti a fine partita perché se li meritate meritati veramente tutti. Ascolta. Una cosa che è cambiata nell'Under 21 del top 5 è anche l'allenatore. È vero che sei ancora tu, però la persona che è di fianco a te, Francesco Stortiero, si è aggiunta sì. al vostro staff. Ci spieghi quando è nata questa idea? Perché l'idea è nata qualche mese fa: molto semplicemente perché eh, avrò potrò avere, non so ancora esattamente quando, comunque dei problemi di lavoro, comunque dei problemi personali che mi potrebbero allontanare o comunque devo dare delle priorità eh, che ovviamente purtroppo, eh, lo dico con, col cuore che lacrima, queste priorità non possono essere il calcio a 5. Eh, ho voluto fortemente Francesco, prima di tutto perché ci conosciamo da... 15 anni. Ci conosciamo da 15 anni calcando ovviamente i campi da calcetto. Abbiamo fatto il corso di allenatore insieme. Eh, quindi, oltre che essere competente, prima di tutto è un grandissimo amico. È una persona fidata a cui io lascerei totalmente in mano i ragazzi che gestisco e, e il settore, diciamo, che gestisco. Grazie. Grazie a Franco Colasanto. Mm, è una necessità forzata. Oggi eh, è così, nel senso che, comunque, io sto già facendo fatica, detto molto chiaramente. Eh, più avanti si vedrà, non posso, non posso saperlo, ma so che lascio eventualmente eh, in buone mani i ragazzi. Chiediamo allora a Francesco come ha accolto questa nuova come ha intrapreso questa nuova avventura con quale spirito lo e... spirito è quello di sempre nel senso di fare sempre dare sempre il meglio di se stessi per arrivare ad obiettivi prefissati poi dopo che ci si riesca o no quello dice poi purtroppo solo il campo e non il lavoro che si fa però diciamo sono contento e felice di essere stato comunque ora compagno di viaggio di Nicola perché come diceva ci conosciamo da tanti anni eh, io spero comunque che il lavoro non lo porti lontano dalla sua squadra perché comunque questa è la sua squadra rimarrà la sua squadra io sono qui eh, per cercare di dargli una mano di crescere ancora in, una, in un ambiente eh, che è l'Under 21 che non conoscevo di una società seria che già conoscevo che ora comunque l'opportunità e ho avuto la possibilità di verificare eh, le basi sulla quale lavorano gli obiettivi che hanno quindi questo... Mi ha entusiasmato, quindi quando mi si è eh, chiesto di fare questo, gli ho subito detto di sì. Non, non L'anno scorso eri allenatore del FENAL, che se non sbaglio. Sì. Perché non si è <ride> proseguito? Questo è un discorso che non volevo toccare, comunque non si è proseguito. Eh, perché loro comunque Vabbè, certo, assolutamente. Tante domande cattive le fa l'altro Andrea. Senza... Le faccio sempre le domande sì, cattive. No, così va va bene. Passo, e che, comunque, probabilmente non vedevano in me la figura che, di un allenatore eh, esperto che loro cercavano. Quindi, poi si sono rivolti a chi, secondo loro, era più competente. E poi, comunque, in realtà, la realtà dei fatti è che i risultati, comunque, gli stanno dando ragione. Io non, non cioè non so perché non ho potuto provare eh, questa esperienza quindi spero un giorno Beh, non c'è la controprova infatti non esatto, possiamo dire quindi, con Stortiero cosa avrebbe potuto fare però il Messer ha vinto un campionato non dimentichiamo eh, esatto quindi poi siamo arrivati l'anno precedente a questo sempre con questa squadra siamo arrivati con quei secondi in classifica solo che eravamo fuori classifica eh, perché avevamo l'altra squadra che era già in C1 comunque saremmo arrivati ai playoff l'anno dopo cambiando alcuni elementi, quindi comunque rimanendo sempre eh, con la stessa rosa siamo arrivati a vincere un campionato, poi è vero ci sono stati degli inserimenti comunque di tre giocatori, la rosa è rimasta quella, abbiamo vinto il campionato, eh, la società ha deciso diversamente, io non potevo fare altro che prendere atto delle cose mh, e farmi da parte, poi si è presentata questa opportunità che ho accettato volentieri. Ecco, mh, quindi parlando, tornando a parlare dei, dei ragazzi del top 5, che gruppo hai trovato quando ti sei... Il gruppo entusiasta eh, sia eh, per quello che riguarda comunque la presenza agli allenamenti sia nelle gare sia con il rapporto che hanno con il mister e con la dirigenza voglia di lavorare, voglia di crescere anche se in questo momento i risultati non sono veritieri anche se abbiamo toppato un paio di partite però secondo me i zero punti non rispecchiano quello che è la potenzialità di questa squadra. Sono convinto e sicuro che con le giornate a venire facendo crescere questi ragazzi eh, della juniore che sono anche loro comunque fatto un salto di qualità e di campionato non indifferente si abituino a lavorare in quest'altro campionato e secondo me qualcosa poi cominciamo a raccogliere anche noi. Chiedo una cosa, è vero che non è mai bello perdere, ma è fondamentale il risultato anche in un under 21 non dico nel settore giovanile in generale perché mi sembra già diciamo assurdo che, ma in un under 21 il piacere, fa vincere, cioè, il piacere di vincere c'è certo, sempre quindi, però, e ti aiuta a, a lavorare meglio, avere quelle certezze che quando non vinci ti vengono a mancare, ma quello penso sia un po' per tutti gli sport legato, cioè se tu fai un lavoro e arrivi alla vittoria certo, vai avanti sempre eh, con lo stesso entusiasmo, maggiore fiducia cosa di più. E in questo, in questo momento i ragazzi e noi dobbiamo dare il doppio di quello che daremmo normalmente per arrivare proprio a eh, sfatare questa classifica che ti dico ancora è un po' buciarda. Eh, la società ha obiettivi di far crescere i ragazzi, quindi eh, prima del risultato viene eh, la, crescita. la crescita dei giocatori. Io ehm, in questo poco tempo che sono qui con Nicola ho visto crescere i giocatori, quindi per quello ti dico sono sicuro che già dalla prossima domenica andremo a raccogliere qualcosa di più. Ecco Andrea, rimaniamo in ambito nazionale, vediamo anche, <coughs> abbiamo parlato sì. prima in parte di Aosta, quindi della Serie A2, si è giocata anche qui la quinta giornata. Quindi Aosta che ha vinto in casa con il Comel Tognolo Milano 2-1, Canotti Belluno Giurato Vicenza 3-3, Villorba Nautica Store Cagliari 2-6, il Lecco che ha perso in casa con il New Team Gorizia 2-6. Ital Service Pesalofano Gruppo Fassina 3-2 e la Reggiana che ha vinto in casa col Civitanova 4-2. Quindi, vediamo anche la classifica, in testa la coppia New Team e Giurato Vicenza con 13, la Reggiana subito dopo si è al terzo posto con 12, la Osta, sorpresa di questo inizio di campionato, nonostante i cambiamenti con l'arrivo anche di Rodrigo Rosa, dare una mano ad, a Citro in panchina, quindi con 9 punti, che notterebbe l'1, 8. A 7 invece Fassina, e Tognolo Milano e Cagliari, che anche se è ripreso dopo un inizio un po' difficile, il Leco che purtroppo è fermo a quota 4 insieme a Fano a 1 Villorba e a 0 il Civitanova. Magari solo una battuta con Vinicius sull'Ecco. Lo <ride> so sapevo. Anche prima ci hai detto appunto del. Appunto del sappiamo il tuo passato all'Ecco due anni fa in Serie B. E come li vedi questi, i tuoi ex compagni in questo nuovo campionato? Da due sappiamo che è veramente molto difficile, tu la conosci l'hai fatta col Torino. Sì, lì. Inizia un po' difficile. L'inizio è lì, difficile anche se adesso sono un po' in pochi, no? Se non mi sbaglio c'è Matteus che, che è infortunato c'è un altro ragazzo che sta aspettando il transfer quindi la rosa non è così ampia però hanno fatto un salto di qualità dalla B alla 2 c'è tanta differenza c'è tanta differenza e adesso l'inizio è sempre difficile no? mi auguro che tra, tra qualche giornata si, si riprendano perché è una, una società che ha una realtà molto molto bella una società che punta sempre a vincere sono seri eh, la città segue quindi è, è un ambiente molto molto bello ecco guardo un, un gruppo comunque già competitivo lo scorso anno si è aggiunto anche un giocatore straordinario come Cion Mendoza, sì, Cio Mendoza che conosci però, molto bene sì sì però dalla B alla, alla 2 cambia cambia tanta cosa cambia tanta cosa e poi hanno cambiato il mister hanno cambiato il mister Magaliani si è arrivato un mister sì. nuovo e adesso hanno, hanno preso due partite difficili, no? Contro esatto. Vicenza. Esatto. Contro e Vicenza adesso in casa col Gorizia, quindi con le due Gorizia. capoliste di fatto. Due capoliste. Però ho visto anche i ragazzi l'ho letto anche su, sul loro sito che se la sono giocata, sì, vero sono che giocate. non è facile sì, per una sì, realtà sì. nuova. Hanno detto anche che hai sbagliato un po' l'arbitro, però hanno delle grosso, grosse capacità, c'è Mendoza, c'è Walter Moio, c'è Jeffrey, c'è Antonietti che certo. sembra sempre, quindi mi auguro che, che questo periodo brutto, eh, dicevamo prima, siamo soltanto all'inizio, anche la 2 è la alla quinta giornata, quindi c'è eh, tutto il tempo per poter... C'è ancora eh... troppa strada, diciamo così. Ecco, Andrea, invece torniamo al calcio piemontese: anche sì. perché la C1 questa settimana è stata ferma per la sosta del Ponte di Ogni Santi, Ma giovedì si torna già in campo perché c'è la Coppa Piemonte. C'è la Coppa Italia di Serie C, sì, la gara di andata dei quarti di finale eh, per otto squadre. Ovviamente in programma c'è Fenalc MF, Savigliano Astense, L84 Uniconet, Rosta Bassotti. Eh, ovviamente eh, questa è la gara di andata. Il ritorno si giocherà il 22 di novembre e possiamo già dire adesso che alle Final Four parteciperà una squadra di C2 perché tra l'84 e l'Uniconet per forza una vincerà e quindi in una sede, in una data ancora da stabilire eh, troveremo anche una, una squadra di, di C2 ecco, eh, noi saremo a riprendere Fenerch MF giovedì eh, quindi troverete poi le immagini domenica prossima di, di questa partita eh, sabato invece c'è campionato invece dopo il turno di riposo di, di, di questo sabato eh, si giocherà la settima giornata della C1 eh, con il Caselle che ospiterà la Stense MF Sportiamo, Fenalc che Bassotti Alessandria Vaccheria, Savigliano e Pitaime queste sono le gare delle 15 in posticipo ci sarà Sporting Rosta Top 5 alle ore 18 appunto, e ci saremo anche lì eh, Ecco, Tour de Force di sabato, perché prima ovviamente Carmagnola per CLD Castellamonte, subito dopo Pala Wave per Sporting Rosta, quindi top 5, quindi di nuovo con gli amici del top 5. Facciamo anche qui magari un giro di pronostici, magari non tanto sulle partite di sabato, ma quanto sulla vittoria del certo. campionato. Partiamo da quelle che sono chiamate causa. <ride> Nicola, abbiamo prima, prima ho giocato sul eh, derby. Sì. Secondo te chi vince il campionato di C1? Beh, su tutti sicuramente ha una rosa competitiva il Fenal. Eh, ha dei giocatori di categoria superiore anche. Eh, per quanto riguarda le altre realtà, la Stense, anche la Stense comunque secondo me è predisposta. Non nomino la mia società così. Evitiamo, evitiamo <ride> problemi. Eh, credevo, eh, almeno in questo scorcio di inizio campionato, eh, ma mi sono dovuto ricredere sull'MF. Credevo sull'MF perché conosco molto bene l'ambiente, frequentando ovviamente il Palatucci per ovvi motivi di allenamento, e invece ha, ha subito qualche palso falso campionato è lungo anche in questo caso ecco, e se secondo me dobbiamo... i reali valori si vedranno dopo la sosta in Italia. Ecco, ma se dovessi fare un nome, quindi Fenalc? Se dovessi fare un nome, Fenalc, sì. Francesco? <ride> <ride> anche tu i tuoi ex oppure punti su qualcun altro? Sì, perché comunque sono andato a vedere alcune gare dei ragazzi, ho visto comunque... Hanno qualcosa in più rispetto alle altre, quindi secondo me se la potrebbero andare a giocare. Tantissime. Ma hanno solo le individualità in più degli altri? Ma anche No, il no, gioco. ma le ho visti dall'inizio. Pensavo più alle individualità che è un gioco di squadra, però poi ho visto nell soprattutto nell'ultima uscita. Anche un, uh, un bel gioco di squadra, quindi questo era quello che gli mancava. Ecco, tra l'altro, sabato c'è il primo scontro diretto con i Bassotti. a eh, vedere faccio. chi tra una e l'altra potrebbe esatto, eventualmente diventare l'antagonista della stessa capolista. Ma appunto i Bassotti in quel senso velocemente solo un nome ciascuno e poi chiudiamo andiamo in pubblicità. Cosa no, Fenal, che secondo me, è tra Fena e Astensi, secondo me. Tra ecco, Riccardo. Tu magari conosci un po' meno la C1 Piemontese, ma mm. se hai visto qualche nostro no, video, vedere. Ti astieni. Non posso attuare al nord perché sono rimasto sempre... <ride> ecco, eh, al caldo. Sì, <ride> al caldo, vicino a Bari <ride> ecco. Quindi vabbè, rimaniamo col pronostico di Vinicius. Adesso andiamo ancora un attimo in pubblicità, rimanete con noi per l'ultimo blocco di Spazio 5 perché parleremo ancora dei campionati regionali piemontesi. A tra poco. Eccoci rientrati in studio per l'ultima parte di Spazio 5, vediamo subito cosa è successo lunedì nel servizio appunto tra Fiano Plus e Spring Team. Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Alessio Aniso, giocatore del Fiano Plus. 2-0 sullo sprint team, una partita importante, tre punti arrivati grazie a una grande difesa e a un cinismo sotto porta. Sì, abbiamo fatto una gran partita, non... eravamo carichissimi, eh, abbiamo giocato sì molto sulla difensiva, però credo che abbia funzionato. Quindi tre punti importantissimi contro una squadra di gran livello che abbiamo incontrato anche l'anno scorso. Beh, bene. Ecco, una squadra la vostra appunto si è difesa molto bene nel primo tempo, il gol è arrivato quasi subito, nel secondo invece ha avuto un po' di occasioni nel finale, poi il 2-0 è arrivato praticamente a tempo scaduto che ha suggellato questi tre punti. Sì, beh, ci voleva perché, anche perché stavamo un po' soffrendo e quindi quel gol ci ha dato proprio una liberazione. Anche perché ci siamo allenati molto bene in vista di questa partita e quindi credo che ce lo sia meritato tutto. Quarta vittoria in campionato per il Fiano. Quali sono gli obiettivi in questa C2, visto che siete un'anno promossa? Eh, vediamo partita dopo partita, anche perché non conosciamo la categoria. Abbiamo incontrato squadre di alto livello e eh, abbiamo comunque dimostrato che eh, possiamo fare un gran campionato. Fabio Mussino, allenatore dello Spring Team. Mister, purtroppo è arrivata una sconfitta qui a Fiano, un 2-0 per loro, però forse uno spring oggi poco cinico sotto porta. Poco cinico sotto porta, su questo campo è anche difficile, sicuramente il loro punto di forza secondo me quest'anno è l'umiltà perché pensavano di non essere magari di non essersi rinforzati abbastanza ed è un punto a loro favore perché stanno, hanno una bellissima unione di gruppo e stanno mettendo tutto quello che hanno. E noi dobbiamo amalgamarci, e lottare un po' di più tutti insieme. E sicuramente cercare di fare qualche gol in più, anche perché il primo tempo abbiamo preso, un, abbiamo preso un tiro in porta ed è, goal, è stato gol. Quindi cercheremo di fare meglio. Quindi tanto lavoro per te in settimana siamo sotto all'inizio del campionato. Uno sprint, come dicevi tu, che si sta amalgamando visti anche i nuovi arrivi per questa nuova stagione. Obiettivo rimane sempre quello di fare un buon campionato? Ma sicuramente il campionato è lungo, ma dobbiamo reiniziare a far punti perché è fondamentale. Ecco, questo sapevamo che era un campo difficile, siamo venuti concentrati e non è bastato. A calcetto, comunque, 2-0 è un risultato proprio combattuto e risicato. Una partita sempre sentita con la colfiano. L'anno scorso è quella che ha deciso di fatto la serie D, poi voi avete vinto i playoff. Quest'anno di nuovo la sfida si ripresenta. Comunque, una sfida sempre aperta e sempre anche divertente. Molto divertente, sono dei bravi ragazzi, giocano bene a calcio 5. Sentita, secondo me, sentita solo da parte loro, perché avevano preso un brutto passivo da noi all'andata allora volevano fare di tutto al ritorno però è sempre bello confrontarsi contro questi ragazzi eccoci rientrati in studio andiamo subito a leggere i risultati del girone A di Serie C2 quindi Cinzano, Nikonet, James Nicolino 7-3, Fiano Plus, Spring Team, appunto 2-0, Pratiglione ST 2-1, Setup Live L84 2-2, Real Campetto Sermig 5-1, Spartanovara e Poredia 5-4 Leggiamo anche la classifica, in testa sempre l'Ele 84 con 16 punti a 13 la setup live a 12 Fiano Plus Spartanovare, e Cinzano a 9 punti l'ST a 6 Spring Team Sermig, Unicornet, James Nichelino e Porredi e Pratiglione e primi 3 punti per il Real Campetto nel girone B invece Atletico TV, Asa 20 4 a 1, Cantarana Time Warp 5 a 6, Gabetto Villa Sport 11-16. Gembusca Borgaretto 12 a 3, pasta Pinasca 2 a 3, Real Mirafiori Scarnafigi 2 a 2. In classifica Atletico TV resta imbattuto e a punteggio pieno 18 punti, Gembusca 16, Pinasca 12, Borgaretto 9, Scarnafigi Time Warp a 8, Villa Sport Pasta Real Mirafiori a 7, Asa 20 6, Gabetto 3, Cantarana 0. Vado a presentarvi gli ospiti di quest'ultimo blocco della trasmissione. Abbiamo Sergio Ferraris, dirigente del Fiano Plus, Roberto Oneglio, giocatore del Fiano Plus Buonasera. e Diego Caveglia, dirigente del Fiano. Da questa parte invece Matteo Traverso, dirigente dello Sprint Team e Cristiano Crotti, vicepresidente e capitano dello Sprint Team. Buonasera. È stato veramente un match così combattuto? Come dice il 2-0 finale? Lo chiedo a eh, Roberto. Penso, penso di sì, penso di sì perché è stata una partita in cui noi ci siamo preparati molto bene. Arrivevamo a dei risultati buoni ma alcuni non convincenti. E giocare contro loro che per noi l'anno scorso sono stati, diciamo, abbiamo battagliato tutto l'anno è stato un risultato molto importante, soprattutto per il gruppo, per il morale e ci farà crescere ancora per continuare a fare un bel campionato. E tra l'altro, Roberto non era alla partita certo. perché proprio quel giorno ha avuto un'operazione. Un Facciamo certo. un in bocca al lupo per il pronto ritorno in campo. Non si vedono le stampe <ride> in studio, ma ci sono, ci sono. sicuramente darà il suo supporto alla squadra per questo campionato di C2 molto lungo. Sì, e vorrei chiedere da questa parte invece, lato Sprint Team, se quello che ha detto Fabio Mussino, l'allenatore, eh, corrisponde a verità, eh, ovvero loro ci hanno messo più umiltà in campo. Rispondo io, sì. sì. Ma ehm, sì, probabilmente non è tanto stata una questione di umiltà, eh, è stata una questione forse anche di eh, pragmatismo, di cinismo. Eh, tutto sommato comunque credo che sia stata una partita eh, equilibrata fino all'ultimo, al limite della noia. Ecco, io sentivo prima le dichiarazioni, forse a giocarle in campo posso capire che il trasporto sia. Vederla da fuori è stata eh, proprio una partita, eh, direi più, di, di studio. Eh, più che eh, quindi umiltà, l'umiltà c'è anche da parte nostra, non credo che eh, ci riteniamo dei campioni, insomma, altrimenti non saremmo in c2. Eh, c'è stato più pragmatismo, due tiri da parte loro, due gol, no, proprio due no, e meno tiri da parte nostra e poche azioni pericolose. Cristiano? Ma penso che sia proprio quello il punto, noi nel secondo tempo penso che abbiamo calciato in porta ben poche volte. E, e loro negli ultimi minuti ci hanno punito e quindi hanno chiuso la partita. però anche nel primo tempo, noi potevamo e dovevamo fare di più, e ciò non è stato fatto, e quindi, e quindi è andata così. Ecco. Quattro sconfitte in sei partite: che cosa sta succedendo? Le ambizioni Ma, erano: sì. le speranze erano altre, le ambizioni anche. La speranza è quella chiaramente di vincere sempre tutte le partite, ovviamente, eh, però poi i fatti sono quelli. Diciamo che siamo, abbiamo appena superato la metà diciamo, del girone d'andata, quindi eh, secondo me per fare un giusto, un giusto punto della situazione è bene attendere perlomeno la fine del, del girone d'andata, eh, dove comunque ci mancano delle partite, delle partite difficili, ma, ma comunque ancora da giocare e eh, lì. lì poi vedremo di che passo siamo fatti e se siamo realmente riusciti a crescere rispetto, rispetto a queste sei giornate ecco. Chiedo a Sergio Ferraris era una partita sentita? Sì, direi di sì appunto per quello che si diceva prima a ricordo del campionato precedente ehm, Sentita... Sì, eh, come diceva Prima nell'intervista sentivo il Mussino no? che diceva che era sentita molto da parte nostra. È vero, però diciamo la verità, era sentita anche da parte vostra perché vi siete portati pure i, i fumogeni in campo. Quindi, cioè, voglio dire, eh, questa è bella. Eh, questa certo. È una realtà bella questa. Voglio dire non che nulla ci sia questo. Eh, certo. Anche perché la pallida l'abbiamo vista è stata comunque corretta. Sì, no, cioè, direi... agonisticamente accesa. Ma ci sta, cioè, altrimenti faremo altro. È direi un rispetto, che a parte troppo. quel piccolo fallo che ha fatto Perino per sì. non lasciare la superiorità numerica, la partita è stata... Ma ci sta in una stazione di tutto gioco? Sì, certo C'è certo. tanto rispetto, ma è un derby. Certo. È tutto... sì, anche appunto, si è vicini di qualche chilometro... Si è vicini, un derby. È scorso... uno... Tanti giocatori si conoscono, però c'è un gran rispetto. Almeno da parte nostra nei loro confronti c'è un gran rispetto. Sicuramente. Secondo Robby, siete state le due squadre che l'anno sono... scorso per tutto il campionato vi siete battagliate eh, prima una davanti, poi l'altra eh, All'andata, ricordava Fabio, dell'anno scorso Avete preso un passivo pesante Ma poi al ritorno invece vi siete vendicati vincendo Questa sì, è la partita decisiva? Secondo, me, secondo me è stata la partita decisiva quella lì Perché noi siamo arrivati a quella partita dell'anno scorso Che non sapevamo ancora bene cosa dovevamo fare E le facce negli spogliatoi dopo quella partita Io che l'ho vista e ti dico che da lì ho capito che Avremmo potuto salire quanto incide, lo chiedo a entrambi, giocare su un campo. cioè quanto incide in modo positivo per voi giocare in casa e da questa parte invece quanto incide negativamente giocare su questo genere di campi? Ma noi abbiamo una gran fortuna che abbiamo dei giocatori esperti a giocare all'interno e che sono abituati a giocare all'esterno. E quando andiamo a giocare all'interno questi giocatori sanno ancora bene come si fa e fanno la differenza tra Albiero, Savoré. Eh, Coracino, Gianetti, sanno bene come si gioca all'interno e fanno la differenza e in più abbiamo dei giocatori come me, come Anisio come Togliatti che arriviamo da, da pochi anni perché questo per me è il, mio, è il secondo anno che gioco a calcio 5 e l'esterno ci dà qualcosa in più ci piace sempre per loro sicuramente è, un, è, un, cioè è difficile venire a giocare sul nostro campo ma per, tut, per tante situazioni perché comunque noi abbiamo un gruppo e quando giochiamo in casa siamo veramente tutti tutti compatti, tutti uniti perché in casa vogliamo lasciare meno punti possibili se ci vogliamo salvare. Cristiano, di campi sì. esterni tra l'altro ce cioè, ne sono anche altri in questo girone. Mm, sì, è una per... difficoltà che sarà ricorrente secondo te? Sì, sicuramente da parte nostra c'è cioè, la difficoltà a giocare su questi campi. Lo è stato l'anno scorso, lo è stato l'anno prima e, e comunque anche lunedì abbiamo avuto il riscontro che, che qualche problema ecco, l'abbiamo avuto ricollegandomi al discorso di prima eh, se mi permetti posso, posso dire che è stata sentita e sentita ma positivamente ecco almeno da parte nostra non, non propriamente un come derby. un derby ma, ma sentita positivamente ecco se, se potevo fare questo appunto Ecco, andrà permettemi di fare una domanda agli amici del Fiano Plus per esempio Roby io ho visto una squadra la vostra che contro le, le antagoniste come lo Spring team o la setup live favorita numero uno per la vittoria finale si carica e va a vincere anche in casa, diciamo, della, diciamo, della capoclassifica, anche se in testa c'è l'84, un'altra grandissima squadra. Poi magari perde punti per, in, anche in casa, contro squadre come ho detto prima, alla portata come mai? Eh, L'hanno spiegato prima i giocatori più, più esperti del Castella Monto, questione di concentrazione. Noi quando andiamo a affrontare squadre che sappiamo che forse sulla carta, addirittura sono più forti di noi. Ci mettiamo al massimo e, e riusciamo a tirare fuori qualcosa che neanche magari noi sappiamo ancora bene di avere e riusciamo a fare delle prestazioni convincenti, buone e portare a casa il risultato. Tipo la partita col Serving, eh, non è avvenuto niente di questo. Siamo entrati in campo non concentrati, siamo entrati in campo forse un po' troppo convinti che loro erano alla nostra portata giocando facilmente, invece non è, non è andata così. E questo è solo concentrazione, e forse anche perché dobbiamo crescere ancora. Appunto, come, come esperienza, facciamo una domanda opposta invece allo Spring Team. Forse alcune partite, Matteo, le avete giocate pensando di avere vita facile, secondo te? Ma allora, eh, come diceva anche il mio, il mio capitano, qua, qua a fianco, certamente eh, noi speravamo forse di, eh, dopo aver passato un altro anno in Serie D, quindi aver accumulato ulteriore esperienza, di avere un approccio non dico più facile, perché non ci aspettavamo di vincere il campionato, per carità, però sicuramente ci aspettavamo di avere la maturità necessaria e anche la coesione di gruppo, dopo oramai qualche anno in più che giochiamo, per affrontare questo tipo di campionato. E abbiamo perso male, io credo, le prime due partite in casa, poi abbiamo, ci siamo un po' ripresi. Eh, anche l'ultima partita, io credo che eh, anche eh, i nostri avversari, come hanno ammesso, non l'abbiamo giocata male. Eh, purtroppo, il campionato, anzi, per fortuna, ancora lungo. Speriamo di trovarla finalmente questa quadra. Perché davvero in certe partite si vede una squadra che sa quel che fa, lo fa bene e vince anche con un buon margine. In certe altre, davvero fare un gol sembra un parto. Proprio, Eppure sono arrivati dei giocatori nuovi quest'estate, sì, sì, sì. si aspettava forse qualcosa di più? Faccio la domanda da cattivo ovviamente, eh, ci si aspettava qualcosa di più da loro, un contributo diverso o il gruppo stesso che deve ancora assimilare queste presenze? Prima ho sentito parlare di umiltà, ed è secondo me quello il punto, il punto principale. Dobbiamo migliorare e migliorare tutti insieme quindi. Eh, dal primo all'ultimo, ecco, eh, senza distinzione, Sec secondo me è quello. Ecco. No, poi credo che il contributo scusami se, se interrompo, sia stato decisivo nel senso. Anzi, meno male che sono arrivati questi nuovi ragazzi che hanno io li chiamo ragazzi, ma è gente che ha molto più esperienza di calcio 5 di me e, e di molta altra gente nello spring. Quindi altro ragazzi, se no cavagliato, si arrabbia. Eh, eh. Ma eh. senz'altro <ride> saranno essenziali per ecco, questo campionato. Andrea invece fammi chiedere a Diego da fuori. Hanno parlato prima Roberto, Sergio di salvezza fiano, ma secondo te non è un po' poco per una squadra che comunque ha giocatori che hanno giocato anche in C1? È un gruppo che ha dimostrato lo scorso anno e sta dimostrando in queste prime giornate di potersela giocare contro qualsiasi avversario. Ma sicuramente, comunque, l'idea più giusta è rimanere coi piedi per terra. Quindi, non, sì, magari è un po' riduttivo parlare di, di, di salvezza. Però comunque non si può pensare eh, di arrivare in una, in una categoria nuova al primo impatto di arrivare a spaccare il mondo. Ehm, però sicuramente questo gruppo, ehm, cioè il nucleo forte di questo gruppo diciamo che è basato su una, su una serie di, di amicizie. Di, ehm, era un gruppo già formato. Ehm, tanti ragazzi già giocavano insieme in altre realtà, in altri, in altri momenti, quindi secondo me il, lo zoccolo duro del gruppo ehm, ha delle potenzialità sicuramente che vanno oltre la salvezza, però comunque penso sia, sia giusto sottolineare questa umiltà di cui abbiamo parlato fino adesso e, e rimanere appunto con i piedi. Coi piedi per terra. Andrea si parlato sempre di progetti, questa sera parlava d'ordine e umiltà. Ricordiamo che la C2 domani sera riposerà appunto sempre per il ponte, si giocherà invece la Serie D regolarmente. Quindi la C2 tornerà in campo lunedì prossimo. Siamo ormai in chiusura di questa puntata di Spazio 5. Possiamo salutare tutti i nostri ospiti che sono stati qui con noi questa sera. Voi da casa che ci seguite sempre con tanta grande passione e con dedizione ogni domenica. Con noi ci rivediamo domenica prossima con Andrea Scappazzoni, io mi assenterò per due settimane ma tornerò, state tranquilli, quindi ci rivediamo domenica qui a Spazio 5 e ovviamente in settimana su tutti i campi da giovedì in Coppa Italia, poi sabato con il derby di Serie B e ovviamente il posticipo di C1. Seguiteci sempre sul nostro sito spazio5.it, ci rivediamo tra sette giorni, buona serata e buona domenica a tutti.